Enormi picchi di energia nella struttura del progetto IAPA. Non promette bene. Pare che il lucertoliano stia tornando all'astronave. Era una battuta. Il tempismo, amico. Forse non ha tutti i torti. Se c'è stato un lancio, questo potrebbe spiegare il picco di energia. I dati recuperati dal nucleo del tornado. E Spinosa stava sviluppando un'altra arma mobile, più avanzata. E se non fosse ancora in costruzione, se fosse già completata? Era questo l'obiettivo di Oscar, combinare la tecnologia dei tre siti. Un'arma che può creare qualsiasi tipo di tempesta ovunque. La forma finale di IAPA. Qualunque cosa sia, dovremmo fermarla prima del lancio. Prima dobbiamo occuparci del nucleo della bufera che protegge il progetto IAPA. Che si fa, bello? Lance, tu sei nel treno. Devi trasportare lo Storm Chaser alla base del progetto IAPA. Sì. Cesar, tu e io lo porteremo nel cuore della bufera. Userai il suo equipaggiamento per cercare il nucleo. Quando lo trovi, io lo distruggo. Guido io? No. Ok. Distrutto il nucleo, lanceremo l'attacco. Sargento, a te le forze di terra. Noi prendiamo la torre. Puoi contare su di me, Enrico. Sheldon, sai pilotare un elicottero o ti schianti? Sta a guardare. Avrai l'elicottero di comando. Air Sheldon al decollo. Porta mira in un punto favorevole. Mira, tu hai l'esercito. Una volta presa la torre, tu dovrai annullare quel lancio. Il nucleo finale deve rimanere lì. Non sarà facile. Giretto in elicottero? Sarà divertente. Il progetto IAPA finisce qui. Che si fa con Espinosa? Espinosa è mio. Le forze della Mano Nera subirebbero danni collaterali inaccettabili. Non prenderei in considerazione questa opzione, ma c'è una folla armata fuori dalla mia porta. Difendo io la montagna. Tu hai perso le altre strutture di ricerca. La gente di Solis si ribella apertamente per la prima volta in 500 anni. Rodriguez con l'armata del caos controlla gran parte dell'isola. Il progetto IAPA era il culmine della storia degli Espinosa. Una tecnologia in grado di risanare le finanze di famiglia. Conta solo il nucleo della tempesta. Fai del tuo meglio. Se non basta, io non esiterò a fare del mio peggio. Sargento, fai l'appello. Fate rapporto tutti. Elicottero di comando pronto. Ti copriamo, bello. Qui Cesar, Storm Chaser pronto. Qui Lanza, Snow Stinger diretto a IAPA. Occhi aperti, gente. Espinosa ormai è alla fine, ma non si arrenderà senza combattere. E neanche noi. Non lancerà quel nucleo. Secondo i dati, il nucleo della bufera di IAPA è quasi a massima potenza. Unità aeree, state indietro finché Enrico non sistema la bufera. In arrivo alla stazione di IAPA. Preparate le armi, ragazzi. Ehi, perché rallenti? Hanno tolto la corrente ai binari, sono bloccato. Non per molto. Sheldon, con me. Ci sono, ragazzo. Facciamoli saltare. Rico, ci sono due interruttori là sotto. Faccio subito. Ah!
facciamo! Io t'assista, Rico! Cesar! In attesa, Rico! Andiamo allora. Cosa cav... Ho messo i sedili riscaldanti. Comodi, eh? Cesar, io e Enrico siamo diretti a Iapa. La tempesta si fa più forte. Non sappiamo quanto manchi a Espinosa per lanciare il nucleo mobile. Dovete sistemare quella bufera. Buona fortuna, amici. Ci sono enormi picchi di corrente in tutta la struttura, Rico. Abbiamo la spira ionizzante. Pensa a trovare il nucleo della bufera. Siamo ancora lontani. È pazzesco! Mai visto niente del genere. Già, nessun umano potrebbe farlo. Non sei divertente, Rico. In arrivo alla base. Hai trovato il nucleo? È dentro, dietro quelle porte. Dobbiamo riuscire a entrare. Ci penso io. Easy. In questa tempesta non vedo bene le impronte energetiche. Tiro un po' a indovinare. Per me è abbastanza. Sente ancora l'ozono. Uno. Resta un generatore. Cesar, le porte si aprono? Sì, pare di sì. E ho rilevato la presenza del nucleo. Entra! Sono. Bene, devi solo seguire i corridoi. Alla fine dovresti trovare un ascensore. Attenzione! Il nucleo della bufera è sepolto in profondità nella montagna. È possibile andare oltre. Non c'è altro modo, Rico. L'ascensore è nella prossima stanza. Trova il modo di passare. Ogni porta ha una maniglia, Cesar. Ah, sì. Forse questa console. Disattivo il blocco di sinistra. Thank you.
a destra aperta. Cesar, sono sull'ascensore e sto scendendo. Wow! Cosa c'è? Stai per vedere la verità con i tuoi occhi. Io vorrei essere lì con te. Torna indietro, Cesar. Da qui ci penso io. Mira, ho trovato il nucleo della bufera. Bene. Prima di collegare il virus, devi disattivare i 4 stabilizzatori sugli scudi del nucleo. Capito. Sta avanzando, ma non arriveremo in tempo per fermare il lancio. Se tolgo l'alimentazione al nucleo, fermerò il lancio. Vale la pena provare. Siamo tutti con te, Rico. Perso contatto nemico. Mira, cosa devo cercare? Dentro ci sono turbine che trasferiscono energia dalla sovrastruttura al nucleo. Scoprile e falle saltare. Uccidetelo! Uccidetelo! Isolato? Fuori due! Prossimo piano, Rico. Resta una turbina.
turbina andata. Quel nucleo della tempesta è sistemato. Ora facciamo visita a Oscar e Spinosa. Sì, cazzo! Vai a prenderlo! Spinosa, vediamo che cosa sai fare, figlio di puttana! Rico Rodriguez, hai preso un appuntamento? Non hai nessuno più grosso? Un momento, provo a vedere cosa trovo. Vite vuoi gettare al vento? Belle parole per chi ha iniziato una guerra civile e ha aizzato fratelli e sorelle a combattersi. C'è qualcosa che può fermarti, signor Rodriguez? Scopriamolo. Starai finendo la carne da cannone. Ne ho ancora molta altra in serbo per te. Non comincia a sembrarti inutile? Ah, potrei farlo tutto il giorno. Buongiorno, signor Rodriguez. Ah, un momento. Devo fare una cosuccia in fretta. Ah, bene. Ora hai la mia completa attenzione. Mi spiace non essere lì di persona. Ho un incontro importante con i tuoi vecchi amici dell'agenzia. Quelli con cui hai cospirato per uccidere mio padre. Oh, che peccato. Tuo padre è stato brillante nel gettare le fondamenta per l'intero progetto IAPA. Quanto a te, l'avanzata del tuo esercito ha dato ai miei scienziati lo stimolo di cui avevano bisogno. Rico Rodriguez, sempre pronto a servire l'agenzia, consapevole o no? Devo aspettarmi un assegno. Fra un minuto mi devo fermare, quindi temo che dovremo salutarci. Riuscirò a trovarti. No, non ci riuscirai. Ogni cosa e ogni persona su quella montagna verranno polverizzate dall'ira di un dio del tuono. A quel punto, consegnerò il nucleo all'agenzia e chiuderemo i conti. Sono davvero entusiasti all'idea di ricevere un nuovo gioco. Non lo avranno il tuo gioco, Espinosa. Oh. Il nucleo si era già caricato prima che tu staccassi l'alimentazione. Lo stiamo lanciando adesso. Saluta tuo padre da parte mia, Rico. Portaci giù! Rico! Stanno lanciando! Distruggerà l'intera montagna!
Ti collego al controller di volo! Presto! Siamo bloccati! La tempesta è inarrestabile! Qual è il piano, Rodriguez? Gabriela! Accetto suggerimenti! Aspetta! Siamo dentro! Ho disattivato il firewall. Non sacrificherò dei soldati per l'orgoglio di quell'uomo. Ma puoi fermare la tempesta? Solo Espinosa può farlo. Dai i comandi di volo a Rodriguez. Devierai il nucleo sul mare. Sai, ho un'idea migliore. Alla fine ti ho trovato, Oscar. Rodriguez, la tua tenacia è lodevole. Mio padre ti ha mai detto il motto dei Rodriguez? Non c'è mai stata occasione. Non stuzzicare uno scorpione se non vuoi farti pungere. Aspetta! No, 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 troviamo un accordo! Quindi, capisci perché davo la colpa agli alieni? Era un disco volante o no? E non hai visto tutto quello che non abbiamo finito? Aspetta, cosa? Mi devi raccontare tutto. Easy, vieni qui. Devi provare questo. Ehi, sono vegetariana. Ma è un vero barbecue americano. No, no, bello. Questo non è un vero barbecue. Beh, è una griglia. Il vero barbecue americano viene solo dal Texas centrale. Come me. Non stuzzicare lo scorpione. Espinosa ha detto una cosa. Mio padre e io eravamo pedine in un gioco più grande. Consapevoli o no. Ed è vero. Lo era. Forse non a Solis. Beh, certamente non a Solis. Distruggere IAP all'agenzia è costato miliardi. E si ritorna sempre all'agenzia. Proprio così. Potremmo farli fuori. Facciamo fuori l'agenzia. Figlio di puttana. Va bene. Ci sono con te, Enrico. Siamo con te. Abbiamo un esercito. Se non altro è un inizio. Forza, lo annunceremo domattina.